Nascerà in provincia di Agrigento la prima Ippovia della Sicilia. Sarà infrastrutturata a 14 segmentazioni e ad anello attraverserà l'intero territorio dell'area interna Sicani. Sono già in corso le procedure di affidamento dei lavori per oltre 150.000 euro per la realizzazione dell'Ippovia che rientra nel più ampio progetto denominato Sistema Turistico Integrato Infopoint Sicani, finanziato con i fondi del Piano Operativo FERSE 2014-2020. Il progetto Dovrebbe andare in porto entro fine anno. Il percorso attrezzato per cavalli e cavalieri attraverserà i territori dei comuni di Bivona, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, San Biagio Platani, Cianciana, Cattolica Eraclea, Montallegro, Calamona, Civilla Franca Sicula, Lucca Sicula e Burgio. Obiettivo dell'intervento è quello di allestire un percorso funzionale che intercetti la totalità dei comuni interessati dal programma. Saranno realizzati percorsi e circuiti certificati ricercando le peculiarità dei del territorio e dei siti di interesse culturale, ambientale e anche dei prodotti dell'artigianato tipico, artistico e dell'agroalimentare locale. Si tratta di un progetto importante, dice il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, nel quale la nostra fascia costiera da Torre Salsa alla Foce del Platani, passando per Bovo Marina ed Eraclea Minua, giocherà un ruolo da protagonista insieme ai comuni dell'area interna.